Raga, io non capisco se il problema sia fra sia tutte le vie che fanno chiappa col nome o sia il problema col culo in generale. Fatto sta che sono tornato a ripetere l'altra chiappa, una via che avevo percorso tipo 7 anni fa con Paolo, ma non sapevo neanche ancora scalare, non sapevo fare praticamente nulla. Non che a questo giro sia stato in grado di fare meglio. Partito con l'intenzione di riprovarci nel tentativo di farla in libera, come vedrete nel video, finita malissimo. Per chi non lo sapesse, l'altra chiappa è una via che ha comune la partenza con la via Chiappa in antimedale. Se la via Chiappa va a cercare i punti deboli della parete, fa una specie di S, si muove prima sulla destra e poi sulla sinistra, l'altra chiappa è la fucilata dritta verso l'alto. Va su dritta, quello che c'è da scalare si scala, non c'è molto da comprendere. Difficoltà che si trovano sulla carta dicono settimo meno. A mio parere il tiro chiave, e questo giro mi prenderò insulti ma voglio essere sincero, è almeno 6B+, proprio come niente. Chiodatura a spit, ma distanziati. Tra uno e l'altro bisogna scalare. Tant'è che se non si riesce a passare da uno all'altro, dovete ricorrere a qualche sotterfugio d'artificiale per arrivarci. Quindi valutate voi. In alcuni passaggi la roccia è veramente compatta e non ci sono fessure, non c'è nulla da cui mettere dentro freddo o altro. Dove ci sono invece ce la si fa. Ora che vi ho fatto terrorismo, prima di proseguire con la descrizione della via, io come sempre invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, seguirmi sui miei canali social, se volete anche farmi delle domande, io ci sono, nonché farvi un giro sul sito di DF Sport Specialist, che come sempre mi sta aiutando nel realizzare questi video. Ora veniamo alla chiappa, tasto dolente come al solito. Probabilmente questo video sarà pieno di doppi sensi, e ve l'anticipo già lì. Giornata in compagnia di Ricky, Joe, Scotty e Fra. Oggi sono gente di livello a scalare in antimedale. Proviamo l'altra chiappa, speriamo che sia bella. Parlando di chiappe. Ci dividiamo in due cordate, i pro van via, io e Fra rimaniamo dietro. Sostanzialmente là, il primo chiappa. Tiro ha la partenza in comune con la chiappa, la differenza è che appena si abbatte il piovuretto la chiappa gira verso destra a prendere indietro, noi si spara invece su dritti per dritti, fino sotto uno strapiombino. Tiro abbastanza facile, siamo su un terzo grado. Di fretta. Con calma, eh. Secondo tiro, quinto più, dove si va a rimontare lo strapiombino sopra la sosta e si continua sempre dritti fino a sostare sotto una parete aggettante in cui si ha poi un piedino vago in alto. E qua abbiamo Taj sulla chiappa invece che ha saltato una rinviata. Ho visto la sosta, sono andato dritto. Te lo dicevo adesso a lui. Ale, tac. Ale, dove c'è verdura? C'è fessura. Tiro. Quinto più, bisogna rimontare questo tetto. Comunque non sono 10 metri come si legge sulle relazioni. Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero. Lui sa già dove. Marco Nero è un criminale.
terzo tiro è stato il punto dolente della via. Me lo ricordavo come un gran bastone e così è stato. La partenza sopra la sosta non è così terribile. Sta bello sul bisogna rimontare per entrare dentro il diedrino strapiombante inciso da una piccola fessurina, ma veramente piccola. Per me sono stati dolori. Magari un po' bloccato mentalmente, ma anche tecnicamente non riuscivo a passare. La cosa mi ha obbligato veramente a, povero fra che me l'ha dovuto farsi cura, un'ora e mezza. Chiuso qui. Artificiale su mattini, friend, posizionati bene perché il mio peso lo tenevano, ma veramente, secondo me, da mettersi le mani nei pochi capelli che mi sono rimasti, per riuscire poi a uscire da questo diedrino, poi di nuovo il tiro torna a essere scalabile e con l'ultimo strapiombino si arriva alla sosta. Fanculo, va! Io finisco sempre di qua, zio, porco! Guarda. Allora, qui c'è una ronchio. Lo so che ti stai annoiando e stai morendo dal freddo. Ma in questo momento mi sto pure pentendo di aver lasciato in macchina il friend del 3. Sei già arrivato? Già. L'altra volta non sono proprio riuscito a passare da 2. Cioè, io non sono riuscito a passare da 1. Almeno sono uscito in qualche maniera. Cioè, mentre faccio finta di scalare il libro potessi fare anche delle foto. Ma lo stai assicurando. Vedo del sangue su tutta la mano, c'è io. No, la tacca lì è buona, però di prenderla. Esatto. Fra in uscita dal tiro chiave della chiappa, che abbiamo un munto come dei maiali, in realtà artificiale veramente di qualità, però mamma mia, mamma mia, che cazzo era. Ma come hanno fatto quelli a passarle? Sono forti. Porco. Da qui parte un quarto tiro, sempre sul sesto più, a mio parere molto bello. La prima paretina sopra la sosta secondo me è molto interessante e molto impegnativa, nel senso che bisogna proprio danzare sulla roccia. Sono dei movimenti di placca bellissimi, in mano avete poco o niente, anche i piedi sono da mettere su dei grumoletti da spalmare,
È veramente un bellissimo scalare, però decisamente delicato. Zio porco. Si passa, si arriva alla sosta, quella dopo il traverso della via Chiappa. Qui potete far sosta oppure con corde da 60 metri si potete arrivare fino invece alla sosta successiva, unendo i due tiri. Tiro successivo, altro tiro di, secondo me, 6. Ora io ne ho seguito fino a un certo punto, dopodiché quando la roccia non presentava più nessun tipo di fessura, a vedere la chiodatura lunga mi sono bloccato e ho preferito, con un traverso molto scary, che forse sarebbe stato meglio andare avanti a scalare, andare a raggiungere l'ultima sosta della via Chiappa. Fortuna che c'era Taj, che avete già visto probabilmente nel video dello spigolo Valle Piana, che mi ha allungato la sosta con un cordino per rinviare e comunque evitare di farmi male seriamente in caso di caduta. Non è una cosa che consiglio di fare, ma è quello che mi sono sentito di fare io in quel momento. Prima via seria della stagione avevo forse un po' pisciato fuori dal vaso, quindi diciamo che l'importante era portare a casa la pelle. Comunque fino a quel punto lì il tiro me lo sono scalato in libera, bellissimo, però raga è un palo assurdo. Occhio fra, eh! Ma sai che... Eh? Ma sì, che cazzo, tanto... Orgoglio già non ce n'è più. Voglio vederti danzare come le zingare nel deserto, come i candelabri in testa, come le balinesi nei giorni di festa. Saluta le tue fan, fagli vedere la grinta. Lo fa, lo fa, lo fa. Molto bello quel movimento che stai per fare adesso, sulle lamette, e poi tendi verso sinistra. Vedi che c'è una serie di lamette smagnesate. Da qui poi la via Altra Chiappa invece continuava dritta, aveva un altro paio di passaggini abbastanza impegnativi per raggiungere la sosta e uscire sulla via istruttori. Noi invece siamo usciti sull'ultimo tiro della Chiappa, che è tiro in traverso, che poi va a uscire dove c'è quella piazzola detritica. Come sempre il consiglio è di fare sosta oltre la sosta che c'è lì pronta e di andare dove c'è la catenella, di modo da evitare di rimontare sopra nel boschetto e scivolare sui sassi e fiondare giù dall'antimedale. Non è così bello. Thank you.
Ok, Fra, non tirare troppo. Ritaj incontrato oggi. Braulio ci ha salvato la vita. L'avete già visto nel video dello Spigolo Valle Piana. Qua il link in descrizione. Alla salute. Io proprio mi vergogno di aver fatto questo video così. Però il Braulio andava mostrato. Cosa vi posso dire dell'altra chiappa o di quel che ho fatto questa volta e di quello che mi ricordo dell'altra volta? Via in teoria sportiva, chiodata comunque abbastanza lunga, però molto bella. Cioè, alla fine, se ne avete, l'arrampicata è proprio una bella arrampicata. Difficoltà però decisamente alte. Io l'ho trovata più difficoltosa di stelle cadenti, nonostante sulla carta sia il contrario. Conseguenza, se volete farla, valutate bene quello che state facendo. Mi toccherà tornare la terza volta e speriamo sia quella buona, perché comunque è una via bella e devo riuscire a chiuderla. Ci tengo. Ormai me la sono legata al dito. Anche per oggi è tutto. Io spero che comunque, nonostante il fallimento, il video vi sia piaciuto. Io qualcosa dalla giornata ho imparato, ho degli spunti, ho da fare e farò. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, condividetelo con i vostri amici. Se siete veramente forti, andate a ripetere questa via, che secondo me non ve ne pentirete, perché è una gran bella via. Quindi, per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Bella raga! Vabbè, va bene. Sei figa, non importa. Non è che ti dispiace la vita. Esatto. Io te. La capellata di quella lì te la farei. Esatto.